consiglio comunale, io ho presentato una seconda diffida che in qualche modo ha riprodotto le caratteristiche dell'intervento fatto da Santo Bartolomeo nella commissione urbanistica, che condividevo naturalmente, e probabilmente anche sulla base di questa seconda diffida quel consiglio comunale di approvazione del documento di indirizzi si è trasformato invece in un consiglio comunale in cui Pulini ha esposto le caratteristiche di quello che sarebbe stato il nuovo piano regolatore, e c'è stato poi un intervento dei vari consiglieri, sia della maggioranza che dell'opposizione, senza che questo consiglio comunale si concludesse con un voto. Quindi riteniamo che anche alla luce, diciamo, di questa seconda diffida presentata, Michele Forte in qualche modo ha intuito che sarebbe stato opportuno fare un passo indietro e quantomeno, diciamo, soprassedere in quel momento. Però di fatto i segnali che abbiamo ricevuto sono stati sempre quelli di una persona ostinata a perseguire questo interesse, cioè della realizzazione del cimitero di Gardi, da un lato, e del Policlinico del Golfo nell'area di Mamurrano e di Farano. Allora io, stimolando un po' l'attenzione anche dei proprietari dei terreni dell'area di Mamurrano e di Farano, ho inteso provare a verificare se è possibile unire le forze e creare un comitato che costituisse anche uno strumento di pressione politica qualificata negli ambienti giusti per difendere i nostri interessi da un lato, ma anche per rappresentare con obiettività che ci stanno delle alternative più valide rispetto alla realizzazione del cimitero agli archi e dell'ospedale nella zona di Mamurrano, perché in entrambi i siti verrebbero sacrificati degli oliveti produttivi per realizzare strutture rispetto alle quali esistono alternative troppo più valide per non essere prese in considerazione. È su questo che stiamo cercando di continuare, no? Questo confronto che attualmente è ancora durissimo, però, perché non vuole sapere ragioni il sindaco. Per quello che riguarda il cimitero, gli studi che sono stati fatti, le analisi che sono state fatte del progetto di ampliamento dei cimiteri esistenti commissionato dal Comune di Formia a Chioda dimostrano che questi ampliamenti dei cimiteri esistenti, ovvero Cassagneto, Maranova, Castello Onorato, sono più che sufficienti a soddisfare il fabbisogno degli spazi sepolcrali fino al 2041. Tutta più, ove si volesse creare una riserva di cautela, si potrebbe pensare, come Chioda ha suggerito nella prima versione del suo lavoro commissionato dal Comune di Formia, a realizzare un piccolo cimitero appenitro, che è una zona di espansione residenziale e che in qualche modo rispetta anche questo principio della policentrismo dei cimiteri che già ci stanno nel Comune di Formia, evitando quindi di realizzare un nuovo cimitero monumentale così invasivo come quello previsto agli altri. Di contro, per quello che riguarda il Policlinico del Golfo, c'era già l'area delle Nauri ceduta alla Regione Lazio proprio per realizzare questo policlinico. Poi ci sono state motivazioni allucinanti, tipo l'aria umida puzza perché c'è il depuratore, come se non si potessero realizzare dei sistemi che attenuino, no, l'impatto, diciamo, del depuratore. Quindi soluzioni si è inventato, secondo noi, Michele Forte, assolutamente farneticanti, rispetto alle quali ha deciso di spostare questo nuovo policlinico negli oliveti di Farano. Allora, ribadisco, l'idea di realizzare questo comitato è quella di creare un gruppo di pressione che correttamente spinga sul Comune di Formia e sulla maggioranza attuale per invitarli a ragionare sulla soluzione che hanno adottato nella nuova previsione, no, del piano regolatore, e per invitarli, diciamo, a individuare questi siti alternativi, ovvero per quello che riguarda
il cimitero, di ampliare i cimiteri esistenti, tutta più di andare a Penisola con un piccolo cimitero, e per quello che riguarda il Policlinico del Golfo, privilegiare l'area già destinata a tale scopo delle navi rispetto a quella di Farano Mamurano.